Andiamo a vedere come stratificare i guanti per proteggere l'operatore. Appena vi approcciate all'area di rischio, rimuovete le protezioni esterne, come i guanti per la protezione dal freddo o i vostri guanti da lavoro con cui vi siete approcciati all'area di lavoro al soccorso, e indossate il vostro primo strato di guanto per la protezione personale. Io scelgo guanti in lattice certificati di terza categoria, che sono obbligatori per il soccorso a persone in quanto nel soccorso sono presenti rischi chimici e biologici, soprattutto biologici da malattie HIV e epatiti, quindi sono necessari guanti di terza categoria. Se indossate una giacca, è bene bloccare il guanto all'interno sopra la giacca stessa per evitare che la giacca venga sporcata, specialmente sui polsini. Questa è un'area veramente di rischio e se indossate le giacche durante la stagione fredda è bene bloccare il guanto direttamente sopra la giacca utilizzando del nastro. Blocco il guanto perché questo guanto dovrà seguirmi l'intera procedura del soccorso e dovrà rimanere fisso fino al termine del soccorso stesso. Questa è la mia protezione personale da qualunque rischio di errore sulla scena. Ovviamente indossa il guanto solamente l'operatore che deve approcciarsi alla persona ed effettuare manovre a rischio. Gli altri operatori è bene che rimangano senza guanti per evitare di toccare zone contaminate, non dovrebbero toccare nessuna cosa contaminata e toccare solamente i presidi come borse e le attrezzature di soccorso che devono rimanere necessariamente pulite. Quindi passano il materiale pulito senza guanti all'operatore che deve fare il soccorso, che indossa i guanti e indossa il primo strato di guanti. Questo guanto, oltre ad essere vincolato, per ricordarvi che è l'ultimo strato a cui avete a disposizione, marcatelo con un pennarello indelebile con il numero 1. Fatto ciò, valutate il rischio a cui siete esposti. Se è solamente un rischio meccanico, senza nessun rischio biologico o chimico, indossate un guanto da lavoro sopra il guanto che avete indossato sotto. Questo vi permetterà di proteggere il guanto stesso, il lattice, da abrasioni o tagli ed effettuare tutti i lavori, come ad esempio le immobilizzazioni con CAD o tavole spinali, mantenendo il guanto sotto integro. Questi guanti in esterno, se vengono contaminati accidentalmente dal sangue, vanno immediatamente rimossi e gettati nel contenitore dei rifiuti ospedalieri trattabili, i ROT. Sopra questo paio di guanti, appena entrate nell'area veramente contaminata, ad esempio con liquidi biologici come il sangue, iniziate ad indossare, prima di approcciarvi alla persona, ulteriori strati di guanti. Questi sono fondamentali per eseguire tutte le manovre stesse sulla persona, come prendere parametri vitali o iniziare a fare le procedure mediche che non comportano direttamente contatti diretti con la ferita. Appena indossate il guanto, marcate il guanto successivo con il numero 2, così sapete che rimuovendolo vi rimane solamente uno strato. Se dovete effettuare molti lavori sulla persona, è bene indossare diversi strati di guanti, almeno 3 paia di guanti, marcandoli ognuno, in modo tale che ogni volta che toccate del materiale contaminato e dovete prendere del materiale nuovo che vi passa l'operatore, ad esempio un collare cervicale che dovrebbe rimanere pulito, o peggio, le cinghie della tavola spinale che difficilmente possono essere efficacemente decontaminate dato che sono un materiale tessile e devono rimanere pulite. Quindi coprite la persona con una metalina e mettete il ragno della tavola spinale, ok. Per effettuare questa manovra sulla persona pulita, appena avete toccato la persona, quindi il guanto è potenzialmente contaminato, andatelo a rimuovere e avete il guanto sottostante, che sapete è il secondo paio di guanto che indossate, ed effettuate i lavori sulla persona ed effettuate le immobilizzazioni. Ancora meglio se sopra questo guanto, dato che state facendo immobilizzazioni, quindi per lavori meccanici, indossate un guanto superiore, che dia una maggiore protezione dalle abrasioni e dei tagli per proteggere i guanti stessi sotto. Fate i lavori sulla persona, questo paio di guanti
Al termine dell'operazione lo gettate nel rot. Al termine del soccorso dovreste trovarvi con almeno due paia di guanti, due o tre paia di guanti. Rimuovete gli strati esterni evitando di contaminare i guanti sottostanti, il guanto numero 1, nella procedura ormai nota di come rimuovere i guanti. Gettate i guanti nel rot, contenitore di rifiuti ospedalieri trattabili. E a questo punto vi trovate con l'ultimo strato di guanti pulito che può essere utilizzato a questo punto per trovare l'inizio della protezione senza contaminare la tuta, quindi toccando solamente il nastro, rimuovete il nastro da entrambe le parti e rimuovete con questo guanto eventuali DP come occhialini facciali e mascherine che vanno gettati nel rot, in modo tale da non contaminarvi accidentalmente, e rimuovete anche quest'ultimo paio di guanti con la procedura di contenimento del rischio. Gettate i guanti nel contenitore dei rifiuti trattabili, eseguite la disinfezione delle mani e avviate la persona al trasporto in ospedale. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi torni utile sul vostro ambiente di lavoro e nel soccorso extraospedaliero. Mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale.